e con Ilario c'è Rosella Sensi. A te Ilario, a voi un saluto. Beh, possiamo anche proprio, alla Presidente. Possiamo proprio dire che gli anni di Totti coincidono con i Sensi. Mi fa molto piacere avere in diretta con me Rosella, peraltro ho avuto complimenti da tutti perché ti hanno ritrovata, già eri bella, adesso bellissima. Va bene, grazie, supero questo complimento. Oh, calmo, calmo Ilario. Sostanza. Vabbè, qui si Renga. Chi sono con noi? Dici. C'è allora, Franco c'è Agresti, Melli, c'è Renga, c'è Agresti, c'è Furio Focolari in studio, c'è Damascelli. Toni Damascelli, siamo noi, eccoci. Beh, insomma, siete... Beh, comunque, insomma, Ilario, comunque elegantissima, questo lo possiamo dire. Elegantissima, questo è vero. Come ha vissuto Rosella Sensi questo addio di Francesco Totti, che è stato, credo, più schietto di così non potesse essere? Allora, ti contraddico subito. Io credo che Francesco si sia lasciato, si sia trattenuto molto, e come l'ho vissuto male. Male perché Francesco non può stare senza la Roma e soprattutto la Roma non può stare senza un giocatore, un uomo così importante per la Roma e per il calcio mondiale. Quindi questo suo sorriso così romano nascondeva tristezza, dolore, sofferenza e soprattutto lui era molto trattenuto dal dire tante cose. Non condivido il fatto che lui si sia lasciato andare, lui si è trattenuto molto, ha detto molto ma si è trattenuto anche molto. In realtà ha detto qualcosa mi tengo da parte, però tu, cioè tu vedendolo e conoscendolo dici che si è molto trattenuto. Credo proprio di sì, credo proprio che si sia trattenuto, conoscendo il carattere di Francesco. Francesco è molto sornione, ma insomma dietro questo suo atteggiamento è stato molto elegante. Lui anche oggi ha messo davanti la Roma ai suoi interessi, anche oggi. E a voi qualche battuta con Rosella Sensi, a voi da studio. Allora, Furio, sì, Alessandro, Rosella, se avete domande. Io ho una domanda per Rosella. Sì, allora io, perché poi vi devo lasciare. Vai Furio, poi Franco. Intanto un saluto carissimo a Rosella Sensi e un abbraccio. Grazie, e un abbraccio nel ricordo di Maria, alla quale lo sai che ero molto legato. Sei stata tu a farlo dirigente. Oggi Totti ha detto che eravate già d'accordo per direttore tecnico. Confermi tutto questo? Sì, sì, noi abbiamo parlato... soprattutto del fatto che lui avrebbe scelto il suo ruolo, perché per me era fondamentale che lui avesse si calasse nel ruolo di dirigente che gli fosse stato più adatto, e quindi comunque il direttore tecnico sarebbe stato quello che lui avrebbe calzato nel migliore dei modi, senza nulla togliere al fatto che se lui avesse poi nel futuro deciso un altro ruolo non gliel'avrebbe nessuno impedito, ovviamente, perché io Francesco l'avrei visto benissimo come dirigente. Quindi nell'ultimo anno, nell'ultimo periodo in cui abbiamo fatto l'ultimo rinnovo, abbiamo pensato anche di prevedere un ruolo da dirigente, ovviamente. Quindi una sorta di carta bianca, scegli tu Francesco che ruolo vorrai avere nel futuro. Pensando al direttore tecnico, ovviamente lasciando a lui la scelta, perché per me Francesco, qualsiasi ruolo avesse, si fosse scelto, sarebbe stato fondamentale per la Roma, per quello che rappresenta, per i valori, per la sua capacità, per la sua intelligenza, e quindi sarebbe stato fondamentale avere Francesco in società, non perderlo. È quello che è successo oggi, non perdere Francesco. Cioè, Francesco è un qualche cosa di più che nessuna squadra al mondo ha, e quindi chi ha la fortuna di avere Francesco con sé se lo deve trattenere, non si può tirare la corda, cioè si è tirata la corda con Francesco e si sottovaluta il carattere di Francesco, il suo essere così tranquillo, non si deve pensare che a lui abbia un altro carattere. Francesco quando si impunta e non, lui è molto determinato, è molto intelligente. Francesco bisogna, ripeto, si è tirata la corda, non hanno sottovalutato il carattere di Francesco, la personalità di Francesco. In realtà, se ricordate la conferenza, proprio nella mia domanda gli ho chiesto proprio, cioè, com'è possibile, non riesco a comprendere, proprio da imprenditore, finanziere, fate voi, perché Pallotta sia arrivato a questo, cioè perché hanno contato più quelle persone che sono in mezzo piuttosto che un rapporto diretto. Comunque sentiamo anche Franco Melli, Renga e gli altri. Franco, per Rosella, sì, io saluto con affetto Rosella. Nel ricordo. Grazie, di tutto Franco. Il passato. E io ti dico questo, Rosella, a me la cosa che ha colpito di più è una non risposta di Totti, che secondo me ha detto tantissimo. Quando gli è stato chiesto se gli americani sono venuti a Roma più per lo stadio che per
il destino calcistico della società, se sono venuti per l'uno o per l'altro. Lui ha detto: io non posso rispondere. Te che avresti risposto al posto suo? Ma per quello che si dice da 8 anni a questa parte, mi sembra ovviamente che l'interesse da parte del presidente Palotta dello stadio è sostanziale, ma uno ovviamente, se non avesse avuto la Roma, non si sarebbe potuto interessare dello stadio. Ovviamente la Roma deve avere il suo stadio, perché è sacrosanto questo diritto, però se non costruisci una squadra importante e vincente, non so cosa puoi fartene di uno stadio. Quindi io credo che un discorso lega l'altro, ma io credo che le non risposte di Francesco siano state più di una, se uno si mette un po' a riflettere, e non sono legate particolarmente allo stadio, ma anche su molti altri passaggi molto più delicati di quello dello stadio. Questo è e comunque sono d'accordo, Franco, che lui ha avuto più di una non risposta. Certo. Oh, sentiamo anche Roberto Ringa e Toni Damascelli per Rosella Sensi. Sì. Roberto. Buonasera Rosella. Buonasera. Sì, ci diamo del lei ufficialmente. No, volevo sapere da lei come ha preso per esempio questa storia, che è già dal primo giorno, no? Togliere la foto di Franco Sensi, togliere le foto del terzo scudetto, no? Che poi fu quello della famiglia Sensi, di Battistuta, di Totti, per carità, ma comunque il presidente Sensi. E adesso peraltro oggi è stato vinto, sì, 18 sì. anni fa. Esattamente alle 17 qualche c'eravamo, manca un pochino ancora, tra poco festeggiamo e io piango sempre ogni anno. buona quindi vi devo salutare. Allora dicevo, ma il fatto che adesso non ci siano più nemmeno né Totti né De Rossi, cioè, ma improvvisamente che cos'è la Roma oggi? Questa è la prima domanda. E la seconda, ma sentendo Francesco, non noi, e facciamo finta di non sapere niente, ma quali possono essere questi rapporti così stretti tra Pallotta, Baldini e poi Baldissoni a Roma? Non lo so, insomma, perché ha parlato anche di Trigoria. Io mi pongo molti interrogativi, non lo so, non so se lei da fuori o da quasi che era dentro prima, non lo so. Io non, dunque, ho conosciuto Baldissoni al funerale della mia mamma. Dopodiché ho la fortuna di non parlare con Baldini da quando si è dimesso, e Pallotta non lo conosco, quindi non so questi meccanismi, non li conosco, li conosce molto più Francesco, quindi non vi saprei dire, vi posso solo rispondere cosa sarà la Roma senza Totti e De Rossi. Per me tifosa, non parlo per me ex presidente, per me che ricorda quello che ha fatto Franco Sensi per questa Roma, parlo solo da tifosa, è un momento di profonda tristezza, perché io ero attaccata a quello che rappresentavano da me romana. Da romana loro rappresentavano un simbolo importante. Spero che rimanga un giocatore così tanto tempo da affezionarmi a qualcuno di loro, pur non essendo romano. Però oggi sono andati via due persone, e parlo da tifosa, che hanno rappresentato tantissimo per me. Poi, se dovessi parlare da Rosella, ex presidente, potrei dire tante altre cose. Ecco, prima di Damascelli, allora, Baldini è portato a Roma da Franco Sensi. Ma che persona era Baldini? Perché oggi in tutta la conferenza stampa ha aleggiato qui il fantasma di Baldini. Totti è stato molto chiaro, cioè, si aspettava Rosella Sensi un'evoluzione così di Franco Baldini? Anche quando c'eravate voi voleva la deromanizzazione, o ha capito in quel momento che bisognava far cioè, che personaggio è Baldini? Guardate, che tra me e Baldini non ci siamo lasciati bene, con la mia famiglia è chiaro, no? Si è dimesso. Io ho un'idea di Franco Baldini, prima di tutto l'ho già detto, mi è dispiaciuto che negli anni non abbia mai ringraziato Franco Sensi, che gli ha dato l'opportunità di fare il calcio. Poi ho un'idea di Franco Baldini, però non mi va di dirla, perché sicuramente una persona che rimane dietro, non, chi fa calcio deve esporsi, deve metterci la faccia e deve prendere gli insulti, e i complimenti, come fanno tutti quelli che fanno calcio. Non mi sembra che lui lo stia facendo, e dopodiché non voglio dire altro. Allora, importante. Sì, però, sì, importante. Però dico, Baldini sembra che conti più del presidente addirittura. Faccia calcio però. Voi siete di questo mestiere, lo fate in questo mestiere, seguite. Chi fa calcio deve mettere la faccia.
mi pare una cosa molto importante. Tony. Presidente, buongiorno. Buongiorno. È un piacere sentirla. Piacere mio. Qualcuno dimentica che Rossella Sensi non era soltanto una donna di passaggio, ma ha svolto un ruolo molto importante, con un'eredità pesantissima, con un cognome altrettanto importante per la storia della Roma e per il calcio italiano. Ovviamente le istituzioni prima l'hanno usata e poi l'hanno buttata fuori, un po' come Francesco Totti. Le chiedo, Presidente, secondo lei l'unica soluzione è quella di un cambio di proprietà o ci può essere una riforma interna, una bonifica, un cambio del governo, come si dice, con gli stessi attori? Ma non glielo saprei dire, perché io non conosco le intenzioni di Pallotta. Dovrei conoscere le intenzioni di Pallotta per capire se una bonifica possa essere valida. Io non tendo a demonizzare mai nessuno, perché come già detto lo hanno fatto in molti e in maniera anche molto crudele, però dovrei conoscere le intenzioni del presidente Pallotta. Ove lui avesse delle buone intenzioni non vorrei demonizzarlo, ma se continuassero ad essere queste non so quali sarebbero, insomma, quale sarebbe il futuro della Roma. Dovremmo capire quali sono le sue le prospettive, grazie, mi mancava la parola, le prospettive della Roma. Questo non lo so, dovremmo capire, perché io non so, e quando non so non riesco a giudicare fino in fondo. Se continuassero a essere queste non credo ci sia molto futuro. Stefano Agresti, Stefano, hai una curiosità per Rossella Sensi? No, è caduta la linea, quindi credo che non era interessante. È caduta la linea. Purtroppo è andata. Allora, Ilario, dai, veniamo. Voi da studio prima di salutare. Francesco. Al presidente Sensi, cioè, al di là di tutto, del passato, del futuro, ma secondo lei perché c'è stata nel corso di questi anni questa mancanza di sintonia tra Totti e tutto quello che lo ha circondato? Cioè, si è arrivati a un punto, lui lo ha detto, dove il vaso era talmente pieno che è tracimato. Però, insomma, una figura del genere, anche a livello imprenditoriale, sarebbe stato giusto vendersela, tra virgolette, in un altro modo. Eppure non è stato fatto. Secondo lei perché? Perché si è sottovalutata la personalità di Francesco. Tra le altre cose ringrazio Ilario, perché mi sta facendo sedere sulla poltrona dove è stato seduto Francesco per più di un'ora e mezza, e sono anche molto emozionata. Perché si è sottovalutata la personalità di Francesco? Perché Francesco, con questo suo atteggiamento molto così bonario, non fa trapelare la sua determinazione, e invece chi lo conosce deve sapere, deve capire che Francesco è una persona che sa bene quello che vuole. Io ricordo quando noi dovevamo rinnovare il contratto, Francesco era seguito anche molto bene da personaggi molto competenti, però nessuna delle persone che lo assistevano nel rinnovo del contratto poteva dire l'ultima se non lui, e io tremavo fino alla fine perché era lui che doveva dire l'ultima parola. Ma se questo non lo capiscono frequentando Francesco in società, vuol dire che avete sottovalutato una persona che ha il suo ben cervello ed è determinato. Lui non si fa ingabbiare da nessuno, è lui che decide per se stesso, e hanno tirato la corda. Io già l'ho detto all'inizio, Francesco non lo potete, come ha detto Amendola, portare in giro come un gagliardetto, perché Francesco non si sente, non è un gagliardetto, ha una testa pensante. Ma non c'è niente adesso di reazioni da parte della Roma? Avete letto qualche agenzia? No, al momento nulla, Ilario. Stavamo, cioè, per capire, dando uno sguardo, ma no, non ci sono. Non parlano mai, non credo parlino adesso. Agresti è tornato. È tornato Agresti. Ecco. Vai, Stefano, vai. E poi salutiamo Rossella. Era caduta la linea, vai, Stefano. No, buonasera. No, io ho buonasera. Un pensiero. Buonasera, un'idea. Cioè, ma com'è che vede, che sensazione le dà l'idea di vedere Totti che lavora per un'altra società? Perché, cioè, lui è entrato alla Roma da bambino, in pratica, per cui non ha mai lavorato, sì, per nessun'altra società. Oggi una delle cose che mi ha più colpito è che lui non ha detto potrei andare a lavorare in federazione. Lui ha detto vabbè, la Juve, Napoli e la Lazio lasciamo stare, però insomma, ecco, l'idea magari di vedere Totti lavorare, che ne so, per il Torino, per la Fiorentina, per il Milan, che sensazione dà a una persona che ha sempre visto Totti come essere soltanto la Roma? Guardi,
non mi vorrei sbagliare, ma per quanto ama la Roma Francesco, Francesco non vestirà mai una maglia di club italiano diversa dalla Roma. Lo potrei vedere solamente in un ruolo istituzionale, federale, non saprei. A me, mi posso sbagliare, perché nessuno è perfetto, ma io Francesco con un'altra squadra, un altro club italiano non lo vedrei mai. Sinceramente neanche io, penso che sia stata Rossella, a questo punto, sai, più una provocazione. Però lui l'ha detto, però no, ah, una provocazione, dice, può essere. Sì, però con quello che è successo, non lo so, può anche cambiare idea. Guarda, lui l'ha detto. Per carità, certo, tutto momento, è possibile nella vita, perché io non. Certo, gli hanno fatta tutto così, è possibile, però, ma non ce la vedrei. Una reazione ce la possiamo anche aspettare. Comunque. Io spero comunque che avere qui Rossella Sensi mi spero che non finisca nelle istituzioni, perché non è un uomo delle istituzioni, è un uomo troppo sincero per lavorare nelle istituzioni. Ha ragione Tony, però non lo vedo, non lo saprei vedere nemmeno in un altro club. Ha ragione Tony, però non lo saprei vedere neanche in un club diverso dalla Roma. No, ma non bisogna vedere, cioè la carriera, la storia di un calciatore non si cancellano nel momento in cui va a svolgere un ruolo non da calciatore, quindi da dirigente, da consulente, in un'altra società, perché oggi il calcio è anche questo, oltre alla passione, giustamente. Quindi se lui andasse per esempio al Torino, Urbano Cairo, per avere questa intuizione, essendo proprietari di un'emittente televisiva, certo, oltre che della RCS, un testimonial come Francesco, con una T come la squadra di cui lui è presidente, tra l'altro sarebbe ideale. Però al di là della mia fantasia, non bisogna vederlo come un tradimento, che Totti ha la fedina penale pulita, a differenza di chi invece è itinerante in vari paesi. Non è un mercenario, lo ha dimostrato nella sua storia calcistica. No, no, su questo non c'è dubbio. No, prima di salutare Rossella, adesso guardandola mi veniva in mente una conferenza stampa a Civitavecchia, quando lei diceva ci mettiamo la faccia, e ne abbiamo fatte diverse di conferenze stampa col papà e con lei. Ecco, oggi mi sono rimerso in quel tipo di calcio che amiamo tutti, perché diciamoci la verità, la piega che ha preso sto pallone, Rossella, è un po' una piega un po' strana, Eh sì, però quello si può recuperare, su certi aspetti si può recuperare, perché no, non è tutto così, non è tutto così, però bisogna metterci un po' di buona volontà. No, questa è una speranza che ci dà Rossella, su certi aspetti il calcio può recuperare. Grazie Rossella, un abbraccione. Grazie a voi, grazie a tutti quelli che mi hanno fatto le domande, vi saluto tutti, non ne posso fare nulla. Noi abbiamo delle amicizie in comune, Carla, Clara ti baciano, ti adorano. E io bacio loro perché sono due donne speciali. Grazie Rossella, grazie davvero. Ragazzi, niente, vi ricedo la linea, buon proseguimento, crediamo che da qui, dal Salone d'Onore del CONI, dove per un'ora e mezza, insomma, questa poltrona qui, Francesco Totti ha risposto a tutte le domande in un modo veramente schietto, sincero, e come hanno detto anche gli studiosi, senza nemmeno un'ombra di bugia, e questo è molto molto importante. Nel ringraziarvi, ecco, io ci tengo molto all'aspetto comunicativo, sembra che adesso l'ho presa un po' di mira e di petto la comunicazione della Roma, no? Dove lavorano circa 80 persone. Credo che nelle ultime 24 ore, 48 ore si è dimostrato chi fa giornalismo e chi invece il giornalismo non lo fa o non lo fa più. E questo per me è una linea di demarcazione. Oggi pomeriggio i tifosi della Roma hanno dovuto accendere Radio, oppure altri siti, eccetera, per ascoltare Francesco Totti. Nella radio della Roma andava in onda la musica. Se questo è giornalismo, difendiamo il giornalismo musicale. Con Assante e con quegli altri, Assante di Repubblica e quegli altri, il giornalismo sportivo credo che sia un'altra cosa. Grazie a tutti, buon proseguimento e ci vediamo presto, ciao. Grazie Ilario, 16:41 minuti, ovviamente oggi è andato un